La Betafence rimarrà a Tortoreto. L'azienda, che conta circa 150 dipendenti, ha annunciato di non voler più delocalizzare. In cambio, però, avrebbe voluto licenziare un terzo dei lavoratori. Per questo è nuovamente montata la mobilitazione degli addetti fino al dietrofront della multinazionale, che ora propone un piano sociale. La Betafence ha confermato appunto che rimane a Tortoreto, però c'è stato un passo indietro qualche giorno fa rispetto a quello che avevamo concordato nella riunione di metà novembre in regione, ovvero che volevano licenziare 100 persone. Io giustamente mi sono un po' risentito con loro, ho mandato una lettera sia in inglese che in italiano alla proprietà e devo dire che hanno riscontrato immediatamente questa è mia nota in cui dicono che hanno bloccato la procedura di licenziamento di 100 persone. Quindi si avvia un nuovo tavolo in cui tratteremo questa cassa integrazione, in cui vediamo un po' le modalità, però ritengo che è una notizia positiva perché dal 1 gennaio 100 persone non vanno a casa. Poi abbiamo 2 anni di cassa integrazione in cui possiamo anche formare molti lavoratori per poterli includere nell'altra linea che loro vogliono adottare, quella del poultry. Gli ammortizzatori sociali vanno bene perché di fatto ritirano i licenziamenti. È chiaro che ci vuole un piano industriale credibile ed è chiaro che devono essere loro a venire a scrivere nero su bianco che cosa vogliono fare. Difatti lo stato di agitazione rimane, ma comunque un passo in avanti perché rispetto a 100 licenziamenti hanno fatto un'apertura diversa. Ora ce la dobbiamo giocare al tavolo regionale assieme alle istituzioni e cercare di tamponare il più possibile la situazione. Non tutti però sono soddisfatti della trattativa in corso. I lavoratori infatti al piano sociale preferirebbero un piano industriale. L'obiettivo è tornare al lavoro. Manca il piano industriale, mancano i margini, i ricavi, quali sono le linee produttive e quelle non produttive. Per noi l'azienda è un'azienda che funziona, lo sanno bene i lavoratori che attualmente sono in sciopero e che chiaramente se fino ad oggi hanno come dire, messo in campo un atteggiamento responsabile e civile, è chiaro che adesso gli animi sono diventati piuttosto tesi, perché il lavoro c'è e pensare adesso di cassa integrazione, piano sociale, non ci fa comunque presagire una buona trattativa. Chiaro, ci siederemo al tavolo, ovviamente, con l'azienda per sapere quali sono le prospettive per 155 lavoratori, per 155 famiglie. Tuttavia, questa è un'azienda che funziona. Piuttosto che piano sociale, vorremmo il piano industriale, piuttosto che ammortizzatori sociali, vorremmo lavoro. Più che cassa integrazione vorremmo lavorare perché il lavoro fino adesso l'abbiamo avuto, anche a singhiozzo, ma l'abbiamo avuto e continuiamo ad averlo. E si pensa anche che in futuro qualcosa arrivi ancora, quindi staremo a vedere durante il tavolo che cosa succede. Sono diverse le grosse aziende che vogliono delocalizzare. C'è questa tendenza a voler lasciare l'Abruzzo. Noi come istituzione, io in primis come assessore alle politiche del lavoro, devo assolutamente scongiurare queste iniziative, adottando e mettendo in campo ogni misura di politica attiva affinché le aziende più importanti, ma anche le più piccole, stanno e rimangano in Abruzzo, ma cercando di farne venire altre per portare ulteriore occupazione lavorativa.